I lavoratori Almaviva oggi sono riuniti sotto l'assessorato alle attività produttive perché per le 11.30 è previsto un incontro con l'assessore Mariella Lobello. È il secondo incontro all'assessorato, attendiamo delle risposte dall'assessore che ha preso impegno per verificare la situazione attuale, incontrare i committenti di Almaviva e parlare anche con tutte le aziende che al momento fanno attività di outsourcing in Sicilia. In questo momento in Sicilia ci sono 20.000 lavoratori che sono occupati dal mondo delle telecomunicazioni in outsourcing, 4.000 dei quali solo per Almaviva a Palermo, e questi lavoratori al momento sono sotto la minaccia di una riduzione di personale consistente. I lavoratori sono preoccupati perché non ci si può permettere in questo momento, con un'età media che supera i 40 anni, di perdere il posto di lavoro. Questa è solo la prima delle iniziative. Giorno 17 è previsto uno sciopero con corteo che parte da Piazza Croci, perché i lavoratori Almaviva attendono risposte anche dal prefetto, perché attendiamo la convocazione di un tavolo nazionale che affronti tutte le problematiche del mondo delle telecomunicazioni. Oggi i lavoratori Almaviva stanno protestando davanti all'assessorato regionale e alle attività produttive perché è messo seriamente a rischio il loro posto di lavoro. Il loro posto di lavoro è messo a rischio dalle gare al massimo ribasso e dalla delocalizzazione delle attività di call center. Quello che chiediamo alla Regione Sicilia è di farsi carico di questa vertenza, di decidere finalmente di adottare una politica industriale per il pezzo dei call center che solo in Sicilia occupa 20.000 addetti. 5.000 lavoratori in Almaviva, che è il call center più grande in Sicilia, stanno rischiando di perdere il posto di lavoro. L'ultima notizia è del 23 di dicembre, che ha perso la commessa Enel, si sono aggiunti 450 esuberi ai già dichiarati 2.000 esuberi di Almaviva. Quello che vogliamo è che la Regione parli con le aziende, parli con lo Stato per risolvere i problemi della delocalizzazione, per esempio, facendo applicare leggi che già lo Stato, che già il Governo italiano ha messo in atto, ovvero sia il 24 bis, per esempio, l'articolo 24 bis della legge di stabilità, che dice che il cliente deve avere l'opportunità di scegliere se la propria chiamata venga gestita in Italia o deve essere gestita all'estero. È una legge dello Stato, non chiediamo niente di più e niente di meno.